Benvenuti ad una nuova puntata di Quaderni dell'Alpago. Con il primo servizio di oggi vi portiamo nella frazione di San Martino, in comune di Chies d'Alpago, dove il 16 settembre il noto conduttore televisivo Massimiliano Ossini ha fatto tappa per presentare il suo libro Calipè, il cammino della semplicità. La serata è stata organizzata dal Consorzio Turistico Alpago Cansiglio in collaborazione con il Comune di Chies d'Alpago ed ha visto la presenza di un numeroso ed attento pubblico che ha riempito i posti a disposizione della sala polifunzionale secondo le normative vigenti. Ossini, la cui carriera è costellata di trasmissioni televisive di successo, ha scelto per raccontare se stesso di affidare le sue parole alla carta. È vero, diciamo che con il primo libro mi sono raccontato e ho parlato diciamo della mia esperienza di quando ero piccolo fino a oggi, e ho raccontato le mie esperienze lavorative non solo. Con il secondo libro invece ho deciso di intraprendere un cammino importante e soprattutto si è rivelato un cammino interiore. Doveva essere un cammino anche famoso perché volevo andare a fare la Verna Assisi, poi addirittura volevo andare a fare Santiago, e poi invece ho scoperto un cammino dietro casa, quindi molto più piccolo, molto più corto, e lì proprio è emersa una cosa fondamentale, che non è tanto dove vai ma è come vai. Si sono aperte tantissime porte e soprattutto ho scoperto qualcosa che avevo ignorato fino a quel momento, ossia delle semplici parole che poi non sono state così semplici, come l'attenzione, la curiosità e la meraviglia. Soprattutto la terza poi ha fatto sì che ogni qualvolta andassi in un posto, così come sono oggi qui, camminando a piedi, andando in macchina, guardando un tramonto, ma guardando anche mentre stavo venendo, c'è una bellissima scultura, un gufo, prima del posto dove sto dormendo. Mi sono fermato a fare una fotografia e ho poi guardato, prima era totalmente nuvoloso, non si vedeva il lago, piano piano adesso invece si sta scoprendo tutta la valle. Ecco, mi sono meravigliato. Allora mi domando anche quante volte facciamo sempre la stessa strada quotidianamente e non ci accorgiamo di quello che abbiamo a sinistra e a destra. È il tempo di rimeravigliarci nuovamente. E per riscoprire la meraviglia delle cose che ci circondano, alle quali purtroppo viene da dire ci siamo abituati, la ricetta potrebbe essere delle più semplici. Allora, penso che sia facile potersi meravigliare guardando i bambini, quindi studiando loro. Quando si è piccoli ci si meraviglia veramente di ogni cosa e non si dà nulla per scontato. Se guardiamo anche il passo dei bambini, è un passo lento comunque perché sono piccoli, quindi dovremmo forse prendere loro e portarli nel bosco, camminare con loro in montagna, quindi con il loro passo, e guardare i loro occhi che cosa guardano. In questo caso riusciremo veramente ad avere un ritmo molto più lento, non essere più veloci come ci vuole una società, come ci vuole la civiltà, non essere veloci come ci vuole il nostro telefonino, che dobbiamo essere i primi a rispondere a un messaggio, i primi a rispondere ai social, e dovremmo invece continuare a fare quello che si faceva forse una volta, dove ancora in montagna, ancora in questi luoghi si vive, ossia il tempo ce lo detta la natura, tutto quello che abbiamo intorno, il sole quando sorge, il sole quando tramonta, se piove, se ci sono le nuvole non possiamo fare determinate cose, e quindi è anche bello perché aspettiamo qualcosa che vorremmo fare. Invece quando siamo in città non aspettiamo più niente, dobbiamo correre, se non c'è andiamo oltre, e questo è brutto perché poi, se ci pensiamo, non abbiamo un altro elemento che è fondamentale, che è la fatica. Senza fatica poi non si apprezzano le cose. Massimiliano Ossini è un frequentatore assiduo sia della nostra provincia che della conca alpagota, che ha avuto modo di conoscere per lavoro, ma ha visitato anche per la passione che lo lega ai territori di montagna. Diciamo che le conosco bene e continuo a tornarci ogni anno, più volte in un anno, continuo a fare le mie trasmissioni in questi luoghi per un semplice motivo, perché ho scoperto qui una grande famiglia, persone che ti accolgono, persone che sento anche durante l'anno, e è agli occhi di tutti la meraviglia del luogo, quindi è estremamente bello poter raccontare, poter far vedere, potrei stare anche in silenzio, accendere solamente la telecamera, andrebbe tutto bene. La cosa che mi piace è continuare a raccontare invece le tradizioni, le storie delle persone che vivono qui, che sono poi storie talmente forti che danno anche il coraggio, la forza di
di ai nuovi, diciamo, alle nuove generazioni di non abbandonare questi territori, magari andare via e poi ritornare e reinvestire qui. E soprattutto loro sono quelli oggi che io li definisco i nuovi eroi, sono eroi proprio dopo momenti difficili come la pandemia, come il Covid, perché queste persone sono quelle che sono riuscite, perché sono abituate a rispondere, ad non adattarsi. Io ho sempre percepito le persone che vivono in questi luoghi e nelle montagne come persone fragili, ma la persona fragile sa che è fragile, quindi è capace di prendersi cura dell'io, quindi della persona, ma anche di quello che c'è intorno. Invece la persona che è in città, questo non pensa di essere indistruttibile, poi arriva qualcosa come conosciamo tutti quanti noi, il Covid, e annienta purtroppo tutta una società. Ci sono sicuramente momenti, cose peggiori, basti pensare alle morti che ci sono state, però da lì bisogna anche partire. Ecco, vediamo la difficoltà che c'è in città, che la gente non riesce a ripartire e soprattutto vive dei momenti complicati. Abbiamo un aumento di persone che vanno dallo psicologo, aumento di ragazzi che purtroppo decidono di togliersi la vita, e questo lo leggiamo sui giornali, sono dati statistici. Guardiamo le persone che vivono in montagna, sono persone che invece, anzi non si sente neanche, perché hanno ripreso la loro attività, non si sono neanche mai fermati. Ecco, e loro per me sono veramente un faro che dovrebbe aiutare tutti coloro che stanno in pianura. Rimaniamo sempre in comune di Chies d'Alpago con il prossimo servizio. Ritorna, dopo il forzato stop dello scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria, la rassegna culturale Chies e le sue montagne, che mantiene inalterata la sua formula itinerante sul territorio e che raggiunge quest'anno un importante traguardo. Quest'anno fortunatamente ci sono tutti i presupposti per ripartire con una nuova edizione di Chies e le sue montagne, che appunto per questa occasione spegne 20 candeline. E partiremo infatti proprio questo sabato 2 ottobre con il consueto momento di condivisione della camminata in montagna e riflessivo con la Santa Messa che quest'anno celebreremo ai 1900 metri della Forcella Sestiera, con ritrovo e partenza da Malga Pali, in località Cate di Chies d'Alpago. Forcella Sestiera che sarà protagonista anche nella serata di martedì sera, con lo skyrunner che ci raggiungerà, rodigino, giovanissimo, Enrico Bonatti. Da qualche anno frequenta le montagne del Bellunese, in particolar modo quelle della nostra conca, tanto da abbracciarle simbolicamente con una impresa effettuata l'anno scorso proprio di questi giorni, di questi tempi, percorrendo in poco meno di 12 ore e 30 minuti l'intera alta via numero 7, con partenza quindi dall'abitato di Socher di Ponte nelle Alpi e arrivo a località Pian Grand di Tambre. Continueremo con il terzo appuntamento per questa nuova edizione giovedì 7 ottobre e saremo a San Martino presso la Tenso Struttura. La serata è organizzata grazie alla collaborazione di Chies e le sue montagne con Carpos, il noto brand di abbigliamento sportivo del Bellunese. Ospite e protagonista di questa serata sarà infatti Matteo Della Bordella, varesino classe 84, uno dei più forti alpinisti e arrampicatori del panorama internazionale. Ultimi due appuntamenti poi per questa 20ª edizione di Chies e le sue montagne: sabato 9 ottobre a Lamosano presso la Sala Polivalente, e protagonisti saranno due fratelli pastori della Valle dei Mocani, sono i fratelli Laner, in compagnia del regista Pattini, Alberto, che è l'autore di un cortometraggio che vede i due fratelli protagonisti assieme ai loro greggi della transumanza secolare che effettuano ogni anno dai Lagorai sino all'Adriatico, seguendo quello che è il percorso della strada romana imperiale Claudia Augusta Altinate. Concluderemo la 20ª edizione di Chies e le sue montagne con l'evento sportivo, ovvero il Vertical Olimpo. Si tratta di una corsa non competitiva
in montagna, che prevede solo salita, con un dislivello solitamente positivo di 1000 metri. Quest'anno, per l'occasione, 10 ottobre, decimo anno di Vertical Olimpo, diventa Super Vertical Olimpo. Infatti i metri di dislivello positivo saranno ben 1378, con partenza quindi dall'abitato di Irighe a 834 metri sul livello del mare e arrivo sulla cima del Monte Venal, 2212 metri di pura salita. Ovviamente vi ricordo che, e non c'è neanche tanto bisogno di ricordarlo, è un anno e mezzo che ci siamo tutti coinvolti, sia per gli eventi in ambiente che quelli al chiuso dovremo far rispettare e rispettare tutti quanti le consuete linee direttive e linee governative, vale a dire mascherina, distanziamento interpersonale. Per gli eventi al chiuso, obbligo di Green Pass o di tampone negativo in corso di validità, e con posti ovviamente non assegnati ma ridotti a metà della normale capienza. Non mi resta che invitarvi dal 2 al 10 ottobre a Chies per Chies e le sue montagne, edizione numero 20.